Io sono su tirolese, ma qui siamo nelle Dolomiti, che vuol dire stare in uno dei posti più belli al mondo. Io sono molto felice di essere qui a Cortina perché, come voi dimostrate, riuscite a mettere insieme bellezze naturali, cultura, informazione, scambio di opinioni tra i turisti, tra la gente che vive qui e ospiti che vengono invitati. Quindi trovo questa una formula molto molto interessante e anche molto utile. Quindi complimenti. Ma diciamo, per me disobbedienza vuol dire tenere sempre acceso lo spirito critico. Credo sia fondamentale per un bravo giornalista e cercare un po' di pensare con la propria testa. Per pensare con la propria testa bisogna informarsi, bisogna leggersi, bisogna cercare di andare dietro le quinte. E quindi la disobbedienza, in fondo, che ne pensino molti, non solo islamici, è una parola che ha un grande valore, dovrebbe avere un grande valore per tutti noi. Per quanto riguarda i musulmani, io mi auguro che siano in tanti a disobbedire a una interpretazione retrograda e oscurantista del Corano, che è il testo sacro dell'Islam. Questo sì.